Buongiorno, benvenuti oggi alla rassegna stampa del 13 settembre. Intanto un ringraziamento a tutti voi che nella prima puntata ci avete seguiti numerosissimi a Matrix. Come sapete anche questa sera c'è Matrix e ci sono tante sorprese che vi annuncerò forse più tardi. Invece i giornali oggi di sorprese ce ne danno poche, se non quelle che ieri avevamo già letto sulle agenzie. Il titolo fondamentale per il giornale, ma il Corriere della Sera, Repubblica e per i giornali di centrodestra è, secondo me, sintetizzato al meglio da tutti quanti dal giornale di Sallusti che fa Ciaone, Jussoli prende in giro il ciaone che aveva detto un deputato renziano sfottendo i suoi avversari, e la stessa cosa utilizza adesso il giornale di centrodestra, diciamo il giornale liberale, il giornale per sfottere questa vicenda dello Jussoli che non verrà approvata ed è stata rimandata dalla Camera. Tutti i giornali, insomma, oggi si rendono conto quello che noi ci siamo banalmente resi conto nei giorni scorsi: oltre a essere una legge assurda, è una legge che oggi la gente proprio non vuole. Poi, insomma, se essere populisti vuol dire assecondare quello che pensa il popolo, cioè essere popolari, allora probabilmente non so chi non si possa definire tale. Certo, un leader poi cambia, dirige, sovraintende, alle scelte. Ma sullo Ius Soli forse stiamo veramente, commettendo un errore. Bene che questa legge non si faccia. Diciamo che sarebbe stata bene che molte altre leggi non fossero state fatte nelle ultime settimane, ma comunque una di queste, che è stata approvata alla Camera ieri, è il disegno di legge approvato del mio amico Andrea Fiano. Lo ospito spesso a Matrix perché ha idee diverse dalle mie, ma le dice argomentando. Beh, quest'ultima che ha fatto approvare ieri è contro la cosiddetta propaganda fascista, che sarebbe avere un busto di Mussolini, avere un vino di Mussolini, la scritta addirittura Dux sull'obelisco. Io questa la considero una stupidaggine sesquipedale, stupidaggine allucinante. Non si toglie il moschetto ai fascisti in questa maniera, e il reato comunque di propaganda fascista, secondo le indiscrezioni dei giornali, sarà una di quelle cose che non è detto che vengano approvate poi al Senato, perché è stata approvata ieri alla Camera, deve passare ora al Senato, e al Senato mi auguro che ci sia una maggioranza diversa rispetto a quella della Camera. Allora, è una grande vicenda, è un grande tema, siamo molto preoccupati che passi questa legge penale contro la propaganda fascista. No, chi se ne frega, cioè tutto sommato era molto peggio che passasse lo Ius Soli rispetto alla legge sulla propaganda fascista per un liberale, ma c'è un principio, e il principio che secondo me è repellente e riguarda i fascisti, riguarda i comunisti, riguarda i monarchici, riguarda i dittatori, riguarda Porro, riguarda Rossi, riguarda Fiano, è che secondo me il free speech, la libertà di free speech, cioè che tu a casa tua possa dire le cose più odiose possibili, soprattutto quando non esiste quel rischio, cioè del fascismo oggi in Italia, insomma, è una legge per me del codice della modernità. Posso avere un busto di Mussolini, posso avere un vino di Mussolini, posso avere un monumento storico di Mussolini. Certo, non mi posso organizzare in bande armate per poter uccidere quelli che non la pensano come me o per poter saccheggiare le case, ma sono temi diversi. Il fatto di avere un busto fa parte della tua libertà, anche tremenda, di speech. Il fatto di organizzarsi o incitare qualcuno perché faccia qualche cosa di, tra virgolette, fascista, comunista, nazista, beh, quello è un altro discorso. No, è la differenza. Io combatterò fino alla morte perché tu possa dire quello che vuoi, e soprattutto se quello che tu vuoi dire è per me ripugnante. E se no, che cosa serve il free speech? Soltanto per gli amichetti nostri che ci dicono che bello, che bravo. Due giudici con due sentenze diverse che oggi mi fanno pensare. Il primo riguarda la questione siciliana sulle cosiddette regionarie. È stato fatto fuori i cancellieri perché si dice che le procedure con le quali è stato eletto, secondo un ricorso dei non eletti alle regionarie del Movimento 5 Stelle, il giudice dice non funziona la candidatura di Cancellieri a presidente della Sicilia. Io la trovo una cosa assurda, assurda. Il Movimento 5 Stelle è vittima del suo legalitarismo, dei suoi giudici, dei suoi amichetti, chi se ne frega, ma comunque anche su questo combatto per il Movimento 5 Stelle. Non è possibile che un giudice annulli una procedura che piaccia, non piaccia, che non me ne fotte nulla se è giusta o non giusta. È un'organizzazione privata, poi dopo dovremo votarli questi, no? Si dovrà votare Cancellieri, se non ci piace perché i giornalisti hanno detto che è uno scandalo come viene selezionata la classe politica, non la voteranno, ma non è un giudice, a mio avviso, in un paese liberale, a decidere chi si deve candidare o no. Va bene? Storia parallela.
ma è la nemesi storica, quando il Movimento 5 Stelle viene condannato, nel senso che in una fase procedurale gli si dice che il suo presidente designato per la regione non può candidarsi, cioè i cancellieri, nello stesso momento un altro giudice, sapete chi assolve? Dopo 9 anni assolve Mastella, quel Mastella che cancellò il governo Prodi nel 2008, che ritirò la sua delegazione dell'Udeur, come si legge oggi in tutte le ricostruzioni dei giornali, da Prodi, altro che Berlusconi. Prodi e Berlusconi fecero cadere quel governo. Bene, dopo 9 anni viene assolto, la moglie di Mastella fu arrestata, porca puttana, è una roba che mi fa venire il sangue al cervello quando pensate che un magistrato fa cadere il governo Prodi, e non è il governo Berlusconi che è caduto per motivi molto simili a quelli di Mastella, ma ampliati da una specie di cappa di giornati, magistrati e di errori anche di Berlusconi, ma quando tu pensi che Mastella dopo 9 anni, dopo lo sputtanamento, dopo l'esilio, dopo, cioè Mastella è la politicaccia, la moglie è l'affarista, arrestata, assolti tutti e due, come dice giustamente oggi Repubblica, 9 anni, è una giustizia quella che ti fa perdere 9 anni della tua vita nel tuo mestiere? Io sono, mi viene veramente il sangue al cervello, sia per la Sicilia per i grillini, sia per Mastella in Campania, pensando che grazie proprio a quell'idea di base del Movimento 5 Stelle, Mastella è stato escluso per 9 anni della politica, non ha ancora grillini di fare la stessa fine. Ultima cosa, perché sono un pleasure delayer e le cose più belle me le tengo alla fine, l'intervista di Fazio, non so se era fatta a Fazio o era fatta la Littizzetto, non so se fosse seria o fosse ironica, ma se oggi voi vi leggete l'intervista di Aldo Cazzullo a Fazio è stupenda. Intanto lo stipendio, dice, ma ho letto delle cifre incredibili, 780 milioni, no, e poi dice, io poi dopo 15 righe si scopre che lui prende 2,240 milioni per 4 anni all'anno, quindi sono 8 milioni rotti, insomma, quanto fa 4 per 2, no, forse 9 milioni, ecco, sono 9 milioni in 4 anni, che è un buono stipendio, quindi è inutile che tu evochi con questo artificio di qualche stronzata che ha scritto i giornali 10, 20 milioni mettendoci dentro anche la sua casa di produzione, il suo solo stipendio è di 9 milioni in 4 anni, forse lo stipendio, uno degli stipendi più alti che oggi vengono pagati alle star televisive. Non ho nessuna invidia e né nessuna recriminazione su questo, se uno se li merita venga pagato, ma il problema è che è veramente la Littizzetto. Io ho, ne dice, naturalmente io ho applicato lo sconto che mi ha chiesto la RAI. No! No, no, Fazio, non lo dire, non ci credo, cioè lui, non richiesto, dice ad Aldo Cazzullo, io prendo, non prendo 100 milioni, prendo 2,2 milioni all'anno, naturalmente ho applicato lo sconto che mi ha chiesto la RAI, ma io dico, ma ci sta a prendere per il culo? Come hai applicato lo sconto? Allora anch'io vorrei applicare lo sconto a Mediaset, anzi Mediaset, senti, io prendo 10 milioni all'anno, no, Mediaset, fai una cosa, chiudiamo per 8. Ma che cazzo, ma ci ho preso proprio, cioè anello al naso, qua c'è un anello, vedete l'anello grande al naso, ma secondo me anche con l'anello al naso la testa funziona. Poi dice, l'azienda poi con il mio programma risparmia, e qui invece c'è un piccolo lezione di economia, se è dato per concesso che Fazio come Giletti fanno dei programmi che portano più soldi di quanto costano, sia Giletti, ed è stato cacciato in un secondo, sia Fazio fanno guadagnare alla RAI più attraverso la pubblicità più di quanto costano, noi siamo ovviamente contentissimi, ma non fa risparmiare, fa guadagnare, è un principio un po' diverso, non voglio attaccarmi alla semantica e all'economia di Fazio, ma il concetto di risparmio no, non c'è, fai guadagnare la RAI che è favoloso ed è quello esattamente che ci ha raccontato Giletti, e il suo guadagno che portava la RAI non è che gli ha dato un programma in prima serata in RAI 1 e uno in seconda serata sempre a RAI 1. Beh, poi la cosa più bella è che gli chiedono se è di sinistra e la risposta da paraculo che bisogna imparare da Fazio, non essendoci più la sinistra non si può più essere di sinistra. Allora, ve la devo commentare, no, non ve la devo commentare. Alla domanda se è di sinistra o no, posto che è di sinistra, non essendo più di sinistra, non si può più essere di sinistra. Io trovo Littizzetto, Fazio un genio totale,
uno che si incamera 8,8 milioni, si è inventata la sua società di produzione, quindi la RAI non la produce internamente ma va da un esterno, e l'esterno chi è? È una società di Fazio che produce un programma, quindi quella società è quella che paga le macchine, che paga gli autisti, che paga gli autori, che paga le ospitate, che paga gli amici degli amici, insomma quella società è di Fazio e di altri, e poi lui stesso si prende 8,8 milioni, è il mio sogno. Non c'è invidia, ma c'è semplicemente la capacità di capire come ha fatto. Complimenti, ovviamente, come ha fatto dal punto di vista degli ascolti è la sua forza, come ha fatto dal punto di vista societario è invece quello su cui dobbiamo imparare tutti. Il fatto dice che in realtà per 4 anni il gruppo di Fazio si porterà a casa 73,3 milioni di euro, questo lo dice il fatto, non Nicola Porro, e non so, io il dato mi fido di quello che dice Fazio, io mi prendo 2,2 milioni. Infine l'iPhone X, ieri la grande presentazione dell'iPhone X, la sua grande invenzione che ci riconosce la faccia, quindi non c'è più bisogno di fare il PIN, ma tu con la tua faccia accendi l'iPhone. Se questa è la grande novità dell'iPhone X, che sarà una cosa pazzesca, beh, se questa è la grande novità dell'iPhone X, secondo me Tim Cook, il numero uno dell'iPhone, ha passato un po' più di tempo a criticare Trump e coloro che non rispettano i diritti civili che a fare il mestiere di CEO della Apple. E quando lui dice sarebbe molto piaciuto questo iPhone X a Steve Jobs, sono abbastanza convinto, e lo posso essere quanto lo è Tim Cook, posto che nessuno dei due ci può parlare con Steve Jobs che è morto, sono abbastanza convinto che Steve Jobs sta cagata di nuovo telefonino rispetto alle grandissime invenzioni lunari stellari che si è inventato Steve Jobs. Beh, insomma, non è che mi sembra la rivoluzione del secolo. Certo, sarà comodo essere riconosciuti per la faccia, magari avrà grandi novità, quando lo proverò ve lo dirò, magari sarà una figata, eh? Però sulla carta, quello che ho letto sui giornali oggi, c'è Repubblica, Corriere e Giornale che ve ne parlano di questo telefonino, riconosce la faccia invece che l'iride, invece che l'impronta, invece che il PIN. Ciao!